Oggi siamo a Gradisca di Sonzo, all'azienda agricola Bortoluzzi Borgo Tinta e siamo qui con Giovanni Bortoluzzi. Una domanda per Giovanni, che quest'anno festeggia ben le 50 vendemmie. Oltre 50, però 52. Come è cambiato fare vino dagli anni 60 ad oggi? Comincio col dire, io mi sono diplomato, cioè mi sono dedicato all'enologia verso gli anni, prima degli anni 60. Mi sono diplomato alla scuola di Conegliano nel 1965, perciò quest'anno sono 52 vendemmie che faccio. Il mio professore che mi ha insegnato enologia aveva a sua volta studiato in Francia e si era laureato a Bordeaux e non solo col professore Ribeiro Gaillon, ma anche seguiva la cantina di questo professore. I francesi, per noi Ribeiro Gaillon era un nome, sarebbero stati i mostri dell'enologia. Poco tempo fa ci siamo incontrati così per un incontro che ogni tanto io mi sento parecchie volte al telefono e mi ha detto, caro Giovanni, dice, l'enologia che ti ho insegnato io, dimenticala perché non è più quella. E infatti ha ragione. E vuoi la scoperta di nuove molecole, di nuovi additivi e il progresso dei macchinari, la venuta del freddo, cioè l'uso del freddo in enologia, di lieviti selezionati, di nuovi macchinari, ha stravolto un po' quella che erano le vendemmie dei primi anni. Io mi ricordo ancora delle presse idrauliche. Nel 71 già abbiamo fatto un passo avanti negli anni 70 e abbiamo iniziato con le prime presse, poi a polmone, poi addirittura sottovuoto, attualmente sottovuoto. Dobbiamo dire che anche in questo periodo è cambiato anche il sistema, i metodi di fare le analisi. Certe analisi non si fanno più, ma si fanno molte più analisi che si faceva un tempo, si conoscono molti più, si conosce meglio il vino con le nuove analisi che una volta. Possiamo dire questo, che l'aiuto dell'analisi è molto importante per fare del buon vino. Io però rimango sempre dell'avviso che per fare un buon vino noi in cantina siamo bravi se siamo capaci di conservare quello che ci dà la campagna. Perché per me il vino buono, il vino che si chiama tale, viene fatto in campagna e non in cantina. Una volta era più facile fare vino, no? Oggi è un po' più difficile. Però ne sia anche che il progresso è andato avanti. Una volta l'enologo veniva fuori da una scuola, le scuole in Italia erano 5-6, il 5-4-5 era la più famosa con Eliano e San Michele all'Adige. Oggi l'enologo deve per forza assolutamente fare l'università. Oggi noi siamo ancora quegli enologi che, tra virgolette, finita la nostra generazione delle nostre scuole, assolutamente non esiste più. Poi deve essere un laureato, uno che ha studiato non solo l'enologia ma la chimica e quant'altro. Okay. Grazie mille per questa esperienza diretta, un'esperienza di vita così importante, Giovanni, davvero grazie. Grazie a te. A presto. Grazie, ciao.